tutti, sono Michele Locatelli, fisioterapista di Atalanta Bergamasca Calcio. Con il nuovo dispositivo Tilt Therapy che vedete qui a fianco a me, vi portiamo la nostra esperienza come staff medico di una squadra professionistica e del suo impiego e il suo utilizzo. Lo stiamo utilizzando da alcuni mesi e ci stiamo trovando decisamente molto bene. La grande possibilità che ci ha dato questa nuova macchinaria cos'è stata? Principalmente la possibilità di avere un controllo termico e utilizzare delle nuove lunghezze d'onda, soprattutto i 650 nanometri, ed è possibile modularla, è possibile fonderla insieme alle altre lunghezze d'onda. Ci possiamo focalizzare sull'effetto biostimolante, sull'effetto di fotobiomodulazione oppure sull'effetto fotomeccanico del laser, a seconda di quello che è lo specifico patologico che noi stiamo trattando. Una delle ulteriori possibilità che ci dà questo prodotto è anche quella che sembra banale, ma è anche la possibilità di modificare e sfruttare al meglio i distanziali. Nuove testine che ci danno la possibilità di avere un effetto migliore sui trigger point se andiamo a utilizzare questo tipo di distanziali, piuttosto che possiamo andare ad avere un effetto come se stessimo lavorando con un'ipertermia con questo altro tipo di distanziale. Ci dà la possibilità di andare a sfruttare il laser non solamente per la sua capacità fotobiostimolante, ci dà la possibilità anche di andare a fare un lavoro meccanico e quindi anche un effetto meccanico del laser, un effetto pressore. Una delle ulteriori innovazioni, delle ulteriori possibilità che ci dà la Tilt Therapy è quella di adattarci molto sul paziente. Abbiamo un fototipo diverso, abbiamo un paziente che può essere ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Tutta questa tipologia di variabilità è possibile gestirla. Abbiamo un macchinario che ci aiuta con un software molto aggiornato da questo punto di vista nelle modalità di missione e nelle modalità di gestione delle lunghezze d'onda per riuscire ad avere la dosimetria ottimale in ognuno di questo tipo di situazioni, non dovendo modificare il macchinario. La macchina si adatta su un singolo giocatore e che si tratti appunto di una tendinopatia, soprattutto anche in fase acuta, sia di una lesione muscolare in cui dobbiamo andare ad agire anche in profondità. Le modalità di gestione sono state implementate dal punto che il laser può coprire da ampio spettro tutta la durata della riabilitazione della patologia.